Senza zucchero, tu lo prendi senza zucchero? A me piace molto. Sai chi me l'ha insegnato a berlo così? Il mio ragazzo. Sì. E sai una cosa? Sono venuta qua per lui. Però mi raccomando, non lo dire a nessuno. Non lo dire a tua madre, eh? Non sai che stiamo insieme. Poi mi è venuto anche a trovare a Roma. E quando è venuto stava con suo amico. E quando ho visto il suo amico, tu non ci puoi credere. Fantastico anche il suo amico. E ho pensato, ma perché non l'ho conosciuto anche lui? Perché non l'ho conosciuto prima? E da quando ho conosciuto il suo amico, io ogni volta che facciamo l'amore con lui, io penso al suo amico. Cioè, chiudo gli occhi, penso a lui, apro gli occhi, penso a lui. Sai che vorrei io? Che il mio ragazzo e il suo migliore amico fossero una cosa sola. Anzi, vorrei che tutte e tre fossimo una cosa sola. Così non ci dovremmo scegliere. Vedi un futuro per noi? Che ne sarà di me e di te? Vabbè, che ti devo dire, Matteo? Eh? Che ti devo dire? Scusami, non sei tu, sono io. Mi ha preso un momento delicato della mia vita. Scusa, ma sono difficile, eccetera, eccetera. Grazie, sei un uomo meraviglioso. Perdono, perdono. Sono sicura che troverai qualcuno migliore. Te lo meriti. Oh, chi c'è di là? Niente, non è Ah? niente. Te Che cazzo ne è? vai! Alba è stata abbandonata in un ospedale. Guarda adesso, dov'è? Ti sembra un atto di egoismo questo? Può bastare, grazie. Luca, che tu lo voglia o meno, fai parte di una comunità. E quello che stai facendo con Alba potrebbe veramente cambiare la legge di questo paese riguardo all'adozione per i gay e i single. Se tu non vai avanti con questa adozione, fai un errore. Non solo per Alba, ma per te e per tutte le persone che vogliono diventare genitore, non lo possono fare. Dai, sta uscì, Oh, sta uscì, ci siete? ok, sì, Ci siete? sono Ok, e dai, sta muto. Portaci giù e non ti famo niente. Sì, va bene, lo so scopato, l'amo tuo! Perché l'amo tuo è un gran fio, una mignotta e noi siamo delle gran troie, va bene? Adesso lo sai, te sta bene? Ammazzami, ammazzami Ginè, ammazzami! E che famo ora? Non lo so. Andiamo a far salire la birretta, eh? Ma va? Quando? L'alba è quando? Ti rubano in casa e quando i malati temono più di morire. Perché i malati, anche se sono anziani, loro chiamano sempre il nome della mamma. Dicono mamma, mamma. E io cazzo mi dico mamma, mamma mia, quanto mi manca Marco, cazzo.